ketchup, mostarda, ok, e andiamo a mangiare. Dai, riprendo solo la bocca. Qui gli attori principali non vogliono partecipare. Com'è? Buono. Buono? È come promettono? Eh? E tu che fai? La tagli? Ah, la metti sul piattino, mamma? I semplici ingredienti che ci servono per la ricetta degli hot dog: 500 g di farina, latte caldo 150 g, 15 g di zucchero, abbiamo 50 g di acqua tiepida, poi 20 g di lievito di birra e sale quanto basta e 20 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente. Procediamo mettendo un po' di sale, circa 6 grammi di sale, mescoliamo, aggiungiamo lo zucchero, aggiungiamo il burro a temperatura ambiente, prendiamo il lievito di birra e lo sciogliamo all'interno del nostro latte. Una volta sciolto bene il nostro lievito, lo mettiamo all'interno della farina. Era rimasto un pochino sul fondo e quindi abbiamo messo l'acqua, aggiungiamo e iniziamo a mescolare. Allora, impastiamo sul piano di lavoro a questo punto fino a che non risulta una palla bella omogenea. Se dovesse risultare troppo asciutto l'impasto, aggiungete 10 grammi, non di più, di acqua. Se è troppo invece bagnato, aggiungete una quindicina di grammi di farina. Una volta impastato per circa un quarto d'ora, lo mettiamo a riposare in un luogo caldo, lontano da correnti, per circa 4 ore. Deve risultare leggermente umido, ma omogeneo, liscio. Ecco qua. L'impasto è ben lievitato e adesso procediamo a fare gli hot dog, tipici dello street food americano. È zucchero che abbiamo più di noi. Ah, ok, va bene. Allora, 120 grammi ognuno per gli hot dog. Okay. Ok, vai. Allora, un poca farina, facciamo un paninetto e poi lo stendiamo. Vai, lo stai a stendere bene, bravissimo, lo stendiamo per lungo, lo allunghiamo. E poi lo arrotoliamo. Aspetta, mamma, ecco qua. Questo lo mettiamo a lievitare per un'ora e mezza e poi lo inforniamo. A salsiccette. Le salsiccette le mettiamo al forno, sì. Lasciamo lievitare per 2 ore, inumidendo di tanto in tanto con l'acqua. Prepariamo il nostro hot dog, cibo tipico dello street food americano, che
come abbiamo visto, è stato inventato da Nathans, almeno così sembra, e loro poi farciscono in maniera diversa. Ecco i nostri bellissimi panini, mettiamo il würstel, noi guarniamo con una generosa dose di maionese e una generosa dose di ketchup. Fateci sapere se volete la ricetta della maionese e del ketchup. Buon appetito, piatto pulito! Assaggio fatto, buonissimo!